Ci siamo? Buon pomeriggio! Eccoci trovati! Quest'oggi ci siamo colorati a festa. E quindi? Tutto a posto? Ci siamo? Un attimo solo che controlliamo il bello della diretta. Allora. Quindi dicevamo, oggi ci siamo colorati a festa. Quindi abbiamo messo gli alberelli, abbiamo messo le palline, perché siamo già in tema natalizio. Ci siamo già, infatti il nostro coperchio rosso Magic Cooker è proprio abbinato a questo periodo. Oggi pomeriggio vi terrò compagnia e vi farò la nostra assistenza, l'assistenza della settimana. Chiudo io la settimana del venerdì e domani pomeriggio prepariamo la cena con Patrizia, ore 16. Quindi teniamoci belli forti. Oggi è anche l'ultimo giorno di alcune promozioni meravigliose, quindi mi raccomando, se ancora l'avete fatto, contattate subito le vostre incaricate, perché i regali di Natale, dobbiamo cominciarci subito a pensare, perché altrimenti questi corrieri, vi faccio vedere, faranno un pasticcio, veramente la mole di lavoro, gli ordini che ci saranno così tanti, e quindi se noi vogliamo avere Magic Cooker sotto l'albero, dobbiamo cominciare da subito e soprattutto dobbiamo un attimino adesso rilassarci, dedicarci questa mezz'oretta e andare al di là di quello che sta succedendo all'esterno. Quindi passiamo una mezz'ora di spensieratezza. Vedete, questa è anche la nostra missione: farvi divertire un poco in cucina e dimenticare per qualche secondo, accantonare la realtà, quello che è questa pandemia che ci sta veramente buttando giù. Quindi divertiamoci, perché cucinando, no? Possiamo creare qualcosa, possiamo usare la nostra fantasia e rimanere un pochino più positivi a livello di entusiasmo, non positivi a livello di analisi. In quel caso dobbiamo dire viva la negatività, ok? Allora, oggi andiamo a preparare insieme cottura particolare, che è un fritto, ma è un fritto imbottito, quindi prepariamoci. Faremo un primo piatto molto colorato e lavoreremo con vulcanica con un effetto forno. Quindi so che in questo gruppo ci sono una marea di nuovi iscritti e quindi vi do il benvenuto, siamo quasi 17.000 membri e so che ci sono tante signore che non conoscono proprio il nostro Magic Cooker. Vediamolo subito all'opera, vediamo che cosa prepariamo oggi, così ci organizziamo bene. Allora, ho preparato, così il cameraman mi punta proprio qui l'occhio, ho preparato due fette di tacchino, vedete? Devono essere belle sottili. Un po' di pane grattugiato, lo vado a sistemare qui già sulla nostra carta forno, in modo tale che abbiamo tutta la visuale completa. Mi preparo qui l'uovo, mi preparo qui il prosciutto, la scamorza e le zucchine precedentemente arrostite. Chissà cosa faremo oggi, perché Giovanna le cose semplici non le sa fare, devo sempre stupirvi con effetti speciali. Vado ad utilizzare la nostra pentola aria, questa pentola che sta veramente facendo a cazzotti con le vostre scelte, nel senso che la voglio tutti, piace a tutti e oggi è l'ultimo giorno. La nostra pentola leggera come l'aria è una 20-20, per chi ancora ha avuto modo di apprezzarla, è 8 cm di altezza, è lavorata come le vulcanica ed è qualcosa di straordinario col nostro coperchio su. Quindi siccome dobbiamo fare una frittura a caldo, io vado ad accendere e riscaldare un pochino l'olio e nel frattempo vediamo cosa si prepara. Questa è la bella fetta di tacchino, come ci siamo dette. Vediamo che cosa ci mettiamo in questo tacchino. Andiamo a mettere un po' di prosciutto, magari il cameraman mi segue proprio qui. Ci mettiamo qualche zucchina, perché le signore vogliono vedere in diretta che ci sporchiamo le mani. Quindi verdura, formaggio, prosciutto e andiamo a chiudere. Guardate che meraviglia! Ora, potremmo anche lasciarla così, però per una questione di estetica, io mi sono preparata, da noi si chiamano i stkin, gli stuzzicadenti, lo vado proprio a cucire. Vedete, io non so cucire, però con gli alimenti me la cavo abbastanza bene. Andiamo giusto a bloccarli così e se vi va un pochino sui lati, tanto poi li andiamo a togliere, ok? Guardate che spettacolo, ho voluto proprio fare insieme a voi
in modo che voi mi seguite passo passo. Poi andiamo, si è scucita il fagottino, eccolo qua. Andiamo a fare pane grattugiato, bello bello, bello pane grattugiato, e che fagottino della salute. Poi facciamo uovo, quasi come una cotoletta, e poi di nuovo andiamo a sigillare con il pane grattugiato, quindi il fagottino ripieno di formaggio, prosciutto e verdure. Qui si è venuto bene. E lo mettiamo qua. E ne facciamo pure un altro. Quindi prendo la fettina di tacchino oppure di petto di pollo, mettiamo del prosciutto, io esagero sempre con le dosi, una deformazione mia, ci mettiamo la scamorza, l'ho presa affumicata perché lascia un retrogusto buonissimo, qualche zucchina che, come vi dicevo, ho precedentemente arrostito, vado a chiudere e vado a cucire, sempre con lo stuzzicadente, ok? Ecco qua, ma è proprio per un discorso estetico, quindi andiamo un attimo a sigillare. Noi stiamo riscaldando l'olio e quindi abbiamo una sigillatura anche della frittura, quindi l'alimento non esce. Guardate che stupendo. Vediamo se ci ricordiamo i passaggi. Abbiamo detto pane grattugiato, poi abbiamo detto uovo, perché l'uovo ce l'ho, e ancora pane grattugiato. Nel frattempo l'olio si è riscaldato, facciamo anche la rima, voilà, e andiamo a pulire il nostro piano cottura. Qui nel frattempo l'olio con la nostra aria si è riscaldato perché è velocissimo, spengo un attimino perché quando si alza il coperchio bisogna spegnere per non far salire la temperatura, sistemo i nostri fagottini all'interno dell'olio che può anche avvicinarsi, che si vede già che si è riscaldato. Chiudo con il magic cooker e riaccendo. Utilizzerò una fiamma alta, mi raccomando, per la frittura, e quando sento lo scoppiettio do una girata, qualche secondo, e tiro fuori. Quindi i fagottini ripieni di petto di tacchino, zucchine, prosciutto, scamorza, non sapevo che altro ci dovevo mettere dentro. Adesso qui io tolgo un po' di fronzoli, mi lavo le mani perché è la mia fissa, ecco qua, altrimenti con queste unghie impasticcio tutto. E andiamo a fare un'altra bella cottura. Allora io sistemo, sapete quando ragazza, quando studiavo all'università, se non mi sistemavo la stanzetta, come dicevo io, non mi riuscivo a concentrare a studiare, e me la sono portata in cucina e così a casa mia, e grazie a Magic Cooker, che non si sporca veramente niente, è una benedizione dal cielo, quindi evviva Magic Cooker. Andiamo da questa parte, come dicevo, per il primo piatto. Qui ho preparato, ho preso tutte le cose natalizie, il vassoietto natalizio, quanto sono felice che sta avvicinando il momento più bello dell'anno. Speriamo che qualcuno mi fa un regalo quest'anno. Devo scrivere anche io la letterina, la scrivo a Magic Cooker. Allora, dei broccoletti, che sono proprio di stagione. Uno spicchio d'aglio e poi vediamo che altro ci sta a nostra disposizione. La burrata e i peperoni cruschi. Che cosa faremo insieme? Qui sto utilizzando la pentola perfetta, la pentola che va bene anche sui piani a induzione. Questa è una 28 rivestita in polvere di diamante, alta quasi 9 cm con i manici soft touch. Una delizia, una meraviglia proprio nell'utilizzarla, soprattutto per la maneggevolezza di questa meravigliosa pentola. Inoltre, che cosa abbiamo qui? Abbiamo una tornitura che così quando appoggiamo il coperchio sopra ce lo mantiamo bene integro e non si rovina. Questa è un'altra cosa bella. Qui lui si sta già sfrenando, lo sentite il rumore? Io così faccio un po' a destra e un po' a sinistra. Siccome sentiamo già il rumore, perché questa pentola ha la caratteristica di essere velocissima, devo andare a girarmi un attimino e quindi prima di girare vado a spegnere, ok? O spengo o sposto, questo è un passaggio fondamentale. Il coperchio non va mai girato così, nel caso della frittura, ma sempre in orizzontale. Ecco, ti puoi avvicinare. Che meraviglia! Vado a sti fagottini!
Ecco qua, li ho girati, riaccendo e qualche secondo e li tiro fuori. Vedete quanto è veloce friggere con Magic Cooker riducendo gli odori in casa, senza schizzi. E soprattutto questo è un fritto che una volta a settimana nella nostra dieta giornaliera, la nostra dieta settimanale, si può inserire, perché la caratteristica di Magic Cooker, ispirata proprio ai fori di Venturi, ci dice che ciò che friggiamo lo friggiamo a temperature che non vanno oltre i 97 gradi, e quindi l'olio non si brucia, e quindi non ci fa male lo stomaco, il fegato non viene danneggiato. Ecco perché si parla di fritto sano con Magic Cooker. Sentite come si sta divertendo, come si sta sfrenando? Perché mi dice: Giovanna, puoi spegnermi, perché io sono terminato. Non ci riesco proprio nemmeno a credere la velocità di questi fagottini, di questo secondo da dare ai nostri figli, introducendo all'interno un po' di zucchine, quindi anche un pochino di verdure, e soprattutto un fritto croccante e asciutto. Io lo spengo, vedete? È aumentato il rumore, mi ha fatto capire che è cotto. In questa casa vedete questo vapore che esce, un vapore distillato che non unge, che non sporca, che non schizza. Quindi evviva questo sistema di cottura rivoluzionario, economico, pratico e soprattutto salutare. Quindi così ci abbiamo mangiato il tuo, non in altri modi. Prendo subito il piatto e li tiriamo fuori. Che velocità, che velocità! Uno e due. Ma guarda, dico un pollo, lo spiego. Eccoli qua. Due fagottini meravigliosi, quindi un secondo piatto proprio una delizia, ripieni con scamorza, con prosciutto e con zucchine. Croccanti, asciutto, abbiamo già terminato. Ma che velocità, che velocità! Con Magic Cooker. E adesso andiamo da questa parte. Abbiamo detto che stiamo preparando un primo piatto con uno splash finale buonissimo. Allora, mettiamo un cucchiaio d'olio, più o meno cucchiaio e mezzo, magari mi potete seguire direttamente dalla pentola. Ci mettiamo i nostri cavoletti, l'aglio, perché l'aglio ce l'ho anche se poi dopo lo andiamo a togliere, e aggiungo proprio poco d'acqua, così andiamo un attimo ad appassire i nostri broccoletti. Vedete? Mettiamo il nostro Magic Cooker e utilizzo una fiamma alta, ecco, fino a che non sento lo sfrigolio. Quindi mi raccomando, per i primi piatti dobbiamo andare sempre un po' a fare l'insaporimento, quindi fare in modo che questi broccoletti vanno ad avere una cottura circa del 30%, ok? Dopodiché aggiungiamo, io ho scelto gli gnocchetti, non facciamo non parliamo di marca, però avete capito che marca è, fa nulla, è la mia preferita. Ho scelto dei gnocchetti di pasta fresca e andiamo a completare l'opera. Quindi che cosa sto facendo? Un primo piatto autunnale, un primo piatto del periodo, tutto in una sola pentola, quindi andando a salvaguardare soprattutto le proprietà di questo alimento che è il broccolo, che ha tantissime caratteristiche e dà tanti benefici al nostro organismo. E poi andiamo a colorare con questi peperoni cruschi, vedete? Che ho precedentemente fatto saltare un pochino in padella. E poi, questa è la novità, la burrata, plaf, una bella burrata che scorre sopra. Quindi io le cose semplici non le riesco a fare, dobbiamo sempre fare le cose elaborate. Allora, mentre qui si sta un attimo dorando, una frazione di 2 o 3 minuti con una fiamma alta, sto utilizzando un tegame da 28, qui sopra ci va bene il coperchio da 31, e per chi ce l'ha, ci va bene anche il coperchio quadrato, perché è un 29,5, quindi va bene il rotondo e va bene il quadrato su un tegame che è veramente utile. Molti mi dicono: ma cosa posso fare con questo tegame? Potete friggere, potete cucinare i primi. A mezzogiorno ho fatto una frittata di patata esagerata, potete fare un'oratina al cartoccio. È veramente versatile come tegame e abbastanza grande per una famiglia magari un pochino più numerosa. Quindi tegame 28, linea perfetta, ancora per oggi in offerta, poi magari dopo ve la racconto. Ora io a questo punto che cosa faccio? Così cuciniamo proprio tutto davanti a voi. Aria me la sposto un po' e la metto qua, leggera come l'aria. Vedete con quale velocità l'abbiamo realizzata? Incredibile. E adesso andiamo, intanto che lì si fa
fa l'insaporimento, andiamo a mettere su un'altra chicca della nostra azienda, la nostra pentola vulcanica, la pentola della salute. Le pentole che vengono lavorate in maniera artigianale non contengono nichel, come anche aria è perfetta, non contengono cadmio, non contengono silicio, le pentole veramente che fanno bene. Perché? Perché quando cuciniamo l'alimento non si porta via assolutamente le sostanze. Inoltre sono lavorate per gravità in questo modo, in modo tale che non si creano le bolle d'aria all'interno e quindi non scoppiettano. È una pentola fenomenale, soprattutto perché? Perché c'ha questa bordatura di 6 mm sotto e di 4,5 laterale, quindi cucina sotto quanto laterale. Ecco, con questa pentola possiamo fare gli effetti forno, la crostata, la pastiera, le melanzane ripiene, la lasagna, la focaccia, in questo caso vedremo degli hamburger vegetali. Veramente un effetto forno perfetto e si può cucinare senza l'aggiunta di grassi, e questo è un aspetto molto importante. Questa è una della nostra linea ed è la, io dico, la più bella in assoluto, perché si può fare di tutto e anche abbastanza alta, ed è in offerta speciale. Qui sentiamo il rumorino, vedete, faccio un po' a destra, un po' a sinistra, quindi questa è la linea vulcanica, questa è la linea perfetta. Andiamo a vedere cosa succede, sembra un profumino di broccoletti. Eccoli qua, li ho portati a cottura, eccoli qua, circa del 30%, l'aglio lo tolgo altrimenti qua a chi lo becca. Vado ad aggiungere la pasta, madonna mia che belli sti colori, pazzeschi. Aggiunta la pasta, siamo più o meno a 150 grammi di pasta. Siccome è una pasta fresca, anche se voi lo sapete, ormai siete diventate pure più brave di me, 100 grammi di pasta fresca da banco frigo vogliono mezzo bicchiere d'acqua. Sono 150 grammi, quindi io metto circa un bicchiere d'acqua, lo vado a riempire. L'acqua ovviamente può essere tranquillamente a temperatura ambiente, può essere dal frigo, può essere come meglio la credete. Quindi metto un bicchiere d'acqua. Ecco qua, madonna i colori, guarda cameraman, come sono stati esaltati i colori di questi broccoletti, quasi quasi a mangiarli così con un filo d'olio e un pochino di sale. Metto un pizzichettino di sale, vado a mettere il mio magic cooker, fiamma alta, quando parte l'ebollizione, quindi quando esce il vapore, abbasso e aspetto i tempi di cottura indicati in confezione. Alla fine, quando è pronto, andiamo a concludere con peperoni cruschi e con la burrata. C'è qualche domanda a proposito dei primi piatti? Sì, dicono che sei bravissima. E dove hai comprato i peperoni cruschi? Ah, ma questa ve la devo raccontare tutta però. Allora, i peperoni cruschi in genere si trovano nei grandi supermercati. A me l'ha regalati la babysitter dei miei bambini, perché li ha trovati in Basilicata, quindi non ve li do perché li tengo preziosi, li faccio anche con la costata di maiale, sono spettacolari, li mangio anche come delle patatine appena appena saltati, però non vi posso dire altro, sono i miei, non ve li posso dare. Sì, però in genere sono tipici della Basilicata, così questa è l'informazione che mi è stata data. Sono veramente versatili, si può fare di tutto di più, poi di questo periodo sono proprio perfetti. L'altro giorno li ho fatti anche con il baccalà, quindi ho fatto una sorta di baccalà al vapore e poi l'ho servito sul letto di peperoni cruschi saltati, quindi un abbinamento veramente perfetto, doc, con questo doppio colore. Quindi qui fiamma alta, abbiamo detto, quando esce il vapore abbassiamo, poi completiamo l'opera. Invece da questa parte voglio farvi vedere un effetto forno. E che cosa ho pensato di fare? Siccome i miei figli, come un pochino tutti quanti, non amano particolarmente le verdure, ho deciso oggi di realizzare, fatti in casa, degli hamburger vegetariani. Che cosa ho fatto? Ho messo in una casseruola, ovviamente della nostra azienda Magic Cooker, la carota, i piselli, gli spinaci, il cavolfiore, le patate. Poi vi do la ricetta, la trovate sul nostro blog www.rossomagiccooker.it. Li ho lessati, li ho frullati, li ho amalgamati con un uovo e un po' di formaggio, ho creato queste formine con un'apposita formina, una tazza, un bicchiere, quello che meglio credete. E adesso vado a fare l'effetto forno nella pentola di Magic Cooker, nella pentola vulcanica che è la Ferrari della nostra azienda. Allora, io metto qui un cucchiaio d'olio e poi vado a fare una manovra
molto molto simpatica, perché è la stessa manovra che vado a fare quando faccio la pizza. L'ho messo, adesso lo stendo, guardate, niente di che, quindi vado a rimuovere proprio l'eccesso. Stessa manovra quando facciamo il polpettone, quello che sia. Vado a sistemare i miei burger. Ma li facciamo tutti e cinque, sapete perché? Così tengo la cena pronta. Un po' di tosse, devo bere un poco. Ecco qua. Voilà. Vado a posare e vado a mettere il nostro magic cooker. Fiamma media, non esagerate con la fiamma. Fiamma media, quando si comincia a sollevare poco poco il nostro Smart Dynamic, vado ad abbassare la fiamma. Burger vegetali in 5 minuti, manco pure. Quindi vi devo dire che il risultato è qualcosa di straordinario senza accendere il forno, sfruttando questo meraviglioso prodotto che lavora per riciclo di calore costante, lavora per calore riflesso dall'alto verso il basso. Lo posso fare in qualsiasi pentola? Ni. Ovviamente con la nostra il risultato è diverso, perché è doppia, spessorata, ha in camera l'aria in maniera particolare. Laddove avete una pentola similare ed è più sottile, munitevi di spargifiamma, altrimenti poi sotto non ha lo stesso risultato. Quindi vediamo questi burger il risultato che avranno alla fine. Qui nel frattempo vediamo un attimino che cosa sta succedendo. Io ho abbassato la fiamma mentre chiacchieravo, perché ormai le mani stanno dappertutto. Voglio invitarvi a guardare cosa c'è in pentola. Ecco qua, guardate qua, è praticamente terminato. Questo lo posso fare perché sono le vitamine che ricadono all'interno, e quindi io a questo punto, siccome è terminato, vado a metterci un po' di peperoni etruschi, ho spento, vado ad amalgamare, guardate che colori, quindi si è chiamata proprio la giusta acqua. Buoni, 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 buoni. E andiamo, vi faccio vedere proprio il gran finale. Guardate qua, questi cavoletti sono perfettamente cotti e sono così fluo proprio in virtù delle basse temperature. Guardate, ma sono stracotti e sono sani, non abbiamo buttato via nulla, assolutamente nulla. Mamma mia, che pasta saltata! Aspettate che andiamo concluse. Qua viene il pezzo forte. Allora, ecco qua, questi poi me li conservo, li copro. Aspettate, ci mettiamo un filino d'olio crudo, il sale l'abbiamo messo prima, e poi mi devo divertire adesso con questa cosa qua, burrata, ce la piazzo sopra. E ci spolvero altri due peperoni. Che ne dite? Che ne dite di questo piatto? Ci piace? Guardate che perfezione, come il natalizio, con questi colori, è proprio perfetto. C'è qualche domanda su questi piatti? Nessuna. Ti fanno domanda? I complimenti. Ma mi fate solo complimenti. Invece di farmi le domande difficili, mi facete sempre complimenti. Ragazze, io vi voglio far vedere anche, visto che mi fate i complimenti, facete pure che me le mangio le cose. Dai, sto scherzando. Quando assaggiate questo piatto, guardate come dovete fare. Dovete prendere un po' di gnocchetti, un po' di crusco e un po' di cavoletto. Vedete? Con la burrata che c'è caduta sopra. Poi soffiate. E vai. Sono netta gli attenti. Proprio la come si chiama, la clerici, quindi dovete mangiarla così, un broccoletto, un crusco, un gnocchetto e questa burrata che si è sciolta sopra. Se mi vede mio marito che mi sto mangiando tutto il primo che gli ho dedicato a lui, è la fine. Allora, qui vediamo cosa sta succedendo, andiamo un po' avanti. Allora, qui lo Smart Dynamic è ancora fisso, quindi vuol dire che non è arrivato ancora a temperatura, e quindi vi voglio un attimo far vedere, che molti mi hanno chiesto, ma che cos'è sto Smart Dynamic? Eccolo qua. Smart Dynamic è semplicemente questo aggeggino, vedete? Vedete? All'interno c'è una molla al titanio, si chiama memoria di forma e può essere inserito ai coperchi classici, ai coperchi che voi già avete a casa. In questo modo, campana, si mette all'interno lo Smart Dynamic,
si fa il click, quindi si ruota e viene inserito normalmente sui nostri coperchi. Guardate qua. Che cosa fa Smart e Dynamic? È un indicatore di temperatura, quindi quando ci sta il calore qui in pentola, spinge questo cerchietto a sollevarsi e ci fa capire: devi abbassare la fiamma, devi girare l'alimento, è quasi pronto. Inoltre, lavorando con questi fori abbassati, è più veloce, c'è meno contaminazione batterica. E voi con 4,90€ potete avere questo barilotto e aggiungerlo al coperchio fisso, ok? Quindi con 4,90€. Ora, io sono curiosa, andiamo a sbirciare cosa sta accadendo in pentola, perché qui poco poco si sta cominciando a sollevare. Al momento ancora nulla, perché il fornello è piccolino, quindi lascia ancora qualche secondo. E nel frattempo vi vado un attimino a ricapitolare quella che è questa promozione fantastica, questa promozione della Perfetta. La Perfetta insieme al coperchio 31 ha un prezzo incredibile, infatti potete avere con 79,90 il coperchio da 31 e vi regaliamo la Perfetta, quindi 79,90, un coordinato bellissimo, valido fino a questa sera, massimo domani mattina, che potete ritirare quando meglio credete. Tenete presente che si stanno avvicinando le festività e quindi bisogna subito bloccare le promozioni, perché sono delle offerte veramente incredibili. Oggi pomeriggio ho ricevuto una marea di richieste su Aria. Giovanna, Maria c'è ancora? Giovanna, Maria c'è ancora? Certo, Aria, rimangono ancora una quarantina di pezzi per quanto riguarda questo gruppo e abbiamo ancora l'offerta 59,90, acquista il coperchio da 22 e ti regaliamo la pentolina Aria, quindi 59,90, un gioiellino. Oggi è stata la giornata delle suocere che mi hanno contattato e che hanno scelto questa promozione per le nuore, oppure qualche mamma ha scelto questa promozione per le figlie, ma c'è anche qualche figlia che ha pensato alla mamma e alla suocera e quindi ha scelto Aria, la pentola dove posso friggere, dove posso fare i primi piatti, dove posso fare la lasagna, dove posso fare i risotti, che sembra a impatto piccolina, ma qui facciamo il primo piatto fino a 4 persone, a meno che non mangiate 300 grammi di pasta, perché qui come pasta abbiamo intorno ai 250 grammi, anche la lasagna da 250 grammi riusciamo a mettere qua dentro, e per la frittura è qualcosa di incredibile, anche per le pettole, perché tra poco comincia il periodo delle pettole, delle fritture, quindi ci avviciniamo al periodo più bello dell'anno. Ecco, divertendoci in cucina dimentichiamo anche un attimino quella tristezza che ci sta, ahimè, circondando. Andiamo a vedere qui cosa sta accadendo e direi che andiamo a girarli. Eccoli qua, effetto forno perfetto, ecco qui, come sono belli morbidi, perché sono belli colorati sotto e sono morbidi all'interno. Mamma mia, altro che andarli a comprare, eh? Ai miei figli non ho fatto altro che prendere delle verdure comprate da me, magari avevo una carota, avevo ancora un po' di piselli, avevo due spinaci. È peccato oggigiorno buttare via le cose, quindi li ho lessati con Magic Cooker, quindi mantenendo le proprietà veramente incredibilmente inalterate. L'ho mantecato con un po' di formaggio, un po' di uovo e vi dico che a mezzogiorno l'hanno gradito e già sono pronti per questa sera, perché rimangono belli, succulenti, morbidi all'interno e ottimi anche per chi va al lavoro. Può preparare una pietanza del genere, chi deve pranzare sul lavoro, li mette in un contenitore e sono simpatici a mangiare anche freddi, tiepidi, quindi veramente una bella idea. Vedete, io quello che penso, le ricette che faccio, il pensiero è rivolto innanzitutto alla mia famiglia, cosa può piacere ai miei figli, e poi siccome ho deliziato la mia famiglia, perché ovviamente non li proviamo prima di mandarli in onda, e poi li faccio vedere a voi. Guardate, guardate cosa ho fatto, questo è il mio compito, quello di farvi vedere come si utilizza Magic Cooker. E soprattutto, ricordo a tutte quante voi qui presenti che c'è l'opportunità di averli gratis questi prodotti, c'è l'opportunità di conquistare gratuitamente i prodotti che più vi piacciono. In questo periodo ci sono persone che vorrebbero ma non possono, e quindi la nostra azienda ti dice: scrivi ok alla conquista, perché ti spieghiamo attraverso una raccolta dati, una raccolta punti,
come puoi avere questa vulcanica stupenda, questo coperchio, qualsiasi pezzo che più ti piace in maniera gratuita. Io sarò felice di contattarvi e di spiegarvi come si fa e vi aiuterò a conquistare questi prodotti. Perché no? Quest'anno Babbo Natale busserà alla vostra porta con uno scatolone siglato Magic Cooker. Quindi per tutte coloro che vogliono capire come si fa, scrivetemi ok conquista e domani sarete contattate. Ora, gli hamburger sono andati. Vedete qui si sta, guardate se si riesce a vedere, sollevando, sta uscendo il vapore, quindi vuol dire che è arrivata la temperatura, anche perché vulcanica, io l'ho spenta già da un po', è una pentola che incamera calore e poi lo rilascia in maniera graduale. E posso conservare anche i cibi all'interno perché è una pentola sana, è una pentola veramente della salute. Ora, gli hamburger pure sono andati e adesso li andiamo ad impiattare, così facciamo la conclusione. Sti fagottini mi stanno facendo una fame incredibile. Allora, eccoli qua. Gli hamburger vegetali realizzati da me. E quando li realizzo io è tutta un'altra storia. Sto scherzando. Dai, ne metto due, giusto per fare poi la foto. Gli altri stanno qua, si mantengono al caldo perché possono rimanere i cibi qui all'interno. E qui ovviamente non può, vedete, senza accendere il forno, cioè una cosa pazzesca. Quanto ho risparmiato oggi per la gioia di mio marito. Un po' di glassa ci vuole, perché le cose semplici non si possono fare. Eccoli qua, i nostri burger vegetariani effetto forno con pochissimo olio, pochissimi grassi, con Magic Cooker. Una frittura ripiena, fantastica, croccante, asciutta di tacchino, prosciutto, scamorza e zucchine. E il nostro primo piatto, che ho fatto anche la parte che l'ho assaggiato, con gnocchetti, broccoletti, peperoni cruschi. Vi ricordo ancora le offerte, perché molti ce le chiedono. Aglio a 59,90, pensate alla vostra mamma, pensate alla vostra fidanzata, pensate alla vostra suocera, alla vostra sorella, a una cara amica, 59,90 compresa di pentola. Mentre questo qua, poco poco più grande, 79,90 compreso di pentola. E ancora non è finita, ho l'opportunità di scegliere tutti e tre i coperchi quadrati, solo coperchi, e attenzione, 22, 27 e 30, il coperchio quadrato va bene anche sulle pentole rotonde e sono quelli che ci rendono esclusivi a livello nazionale, non solo, tutti e tre, mai avuto una promozione del genere, a soli 99,90 ed è un regalo perfetto. Lo possiamo chiamare mamma, figlia, suocera, quindi ognuno avrà il suo pezzo preferito. E potete aggiungere, come vi dicevo, con 4,90 il barilotto che fa diventare il coperchio innovativo Smart Dynamic. E per tutte coloro invece che vogliono conquistare gratuitamente i prodotti, scrivete ok, perché Giovanna vi spiegherà come si fa ad avere questi punti e vincere qualche prodottino per Natale. Io mi sono divertita, non vedo l'ora di mangiare, che a pranzo non ho mangiato perché sapevo tutto questo ben di Dio. E quindi ci diamo appuntamento a domani pomeriggio alle 16 con Patrizia e le sue ricette direttamente dalla Calabria. E quindi cosa mi resta da fare? Un bacio e un abbraccio virtuale e ci vediamo presto. Ciao a tutte! Aspetta qua. L'hai visto? Già stando pronto. Ma non è andato? Sì, ho fatto termina. Oh mio Dio. Ho fatto termina.